Lo vuoi un tatuaggio? Awe, Kumba! Siamo al cimitero, quindi non rompete le scatole. Che cosa vuoi fare contro Dracula? Calcio a sedere e ti faccio arrivare a Napoli, altro Dracula. Jacob! Sto facendo la strage! Ho supposta. Oh! Anche oggi, ah. Anche lì c'ho gli spasmi. E questa va di fretta. Piano, eh. E poi fa l'incidente e muore. Non è che voglio portare sfiga, però. Comunque, raga, nel frattempo che sto facendo il video, sta facendo la live. Guardate, mia sorella. Vabbè, ovviamente questo video uscirà non so quando, quindi boh. Incominciamo bene con questi qua, che l'animaccia vostra. Aspettate un attimo, perché oggi è una, sarà una puntata molto particolare. Allora, inventario. Inventario deve essere anonimo, eh. Perfetto, incominciamo pure male. Non siamo incominciati bene. Non abbiamo incominciato bene. No. Vabbè, sì. Scusate, signori, io sono un po' occupato. Oh. Ma magari a levarvi, eh. Oh. No! Che cosa è successo? Non ho capito. Si è rialzato! Oh, io lo so che questo gioco a volte compie delle azioni molto strane, ma molto strane, eh? Forse è l'abito che... È vero che l'abito non fa il monaco. Non è l'abito che fa il monaco, però... Capisci a me? Cioè, sembra parecchio strano questo, eh? Parecchio. Quello che faremo oggi... Aspettando più che altro la notte. Figo. Questo azzecca proprio con quello che volevo fare. Questo potrebbe andare bene per ciò che dobbiamo fare. Anche se no, mi pare che questo da sbloccare. Per il momento equipaggio questo. No, fai vedere un attimo. Com'è? Ah, il pappagallo. No, no. Niente pappagallo. Questi serpente, cavolo. E che ci siamo. La cosa più importante da fare oggi sarà questo qui. Vestito di Dracula, perché praticamente è vero che questa in realtà sarebbe una cosa più adatta, come dire, ad Halloween. Ma vabbè, facciamola anche adesso, va. Voglio vedere che proprio quelle che potrebbero azzeccare. Vabbè, fa niente, va. Mettiamoci questa. Tanto già il vestito ci fa onore. Lascia molto il brivido della paura. Comunque, oggi... No, ho cambiato idea, cambio... Bene? Sto bene. Stavo pure per ammazzare. Stavo per ammazzare anche il microfono, ma vabbè. Se. Buttati. E buttati. Mannaggia te, veramente. Quello che faremo oggi sarà una puntata con il vestito di Dracula. Aspettando più che altro la notte, visto che Dracula agisce più che altro di notte. Ammazzeremo un bel po' di gente. Beh, magari la facciamo fuori in modo un po' più stealth. Sì. Sta zitto. Allo stesso tempo guadagnare un po' di cose. Per quel che c'è da guadagnare, poi, eh. Ruba il carico. Oh, lo sapevo io. L'anima sua mi stava per vedere. Tanto... Sempre saresti morta, eh? Io sono Dracula. Tu chi sei? Chi ti conosce? Comunque, salve a tutti ragazzi. Sì, oggi la voglio fare così, la intro, sapete come. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Dracula. No, in realtà di Assassin's Creed Syndicate. Sindacato, sì, un sindacato. Magari sali. State comodi, eh? Potrei ammazzarvi, ma sapete come.
Non è il momento adatto, anche perché non è ancora notte. Comunque posso fare una bella cosa. A parte il fatto che questo vestito sembra non solo da Dracula, ma anche tipo da Jack lo Squartatore, eh? Che poi c'è proprio il DLC che è proprio di su Jack lo Squartatore. No. Come la faccio a raggiungere quella barca, mannaggia, sta là avanti. Aspettate, lì ce n'è un'altra. No! Porca miseria. Salta! Ma te ne vuoi andata con la pa... No, inutile. Faccio due cacchi. Se tu sei un Dracula, state bene. Salve! Oh, perfetto. Ok. Salve. Le giuro che fra un po' starà comodo. Cioè, comoda. Visto? Se mette a dormire, eh? Allora, facciamo una bella accusa. Bisogna tenere ordine sulle navi, eh? Parte il cappello, che va bene, il cappello. Ma sì, lo lasciamo lì, sai com'è. Il ponte è già abbastanza pieno. Oh. Chi è che ha lasciato qua? Vi arrendete? No, forse è occupato. Ah. Vabbè, chi vi disturba? Vabbè, va bene se lo metto al piano di sopra. Al ponte superiore? No. Va bene. Salve, la disturbo? Cioè, posso metterlo qui? È scomparso. Ah no, sta qui. Puliscili un po' i vetri, eh. Non vorrei che non vede niente, eh. Poi se va a sbattere becco un iceberg, so cavoli suoi, eh. Vabbè. Abbiamo messo a posto il giovanotto qui. Oh, qui sarebbe meglio fare una cosa del genere. Non vorrei che mi veda. Ah no, sta di spalla, tranquillo. Morte? No, vabbè, questa me la voglio proprio vedere. Vi giuro di aver letto morte qualcosa, ma non ricordo bene. Forse era questa. Morte seghettata. Perfetto, questa è veramente perfetta, ve lo dico io. Cioè, per un'occasione del genere abbiamo fatto bingo. Salve, tutto bene? L'anima tua. Tutto bene. Oh, ce ne sono due. Che vi fate, concorrenza? Oh! Criminale! Corri! Madonna, mo ci sfugge. Io sono Dracula. Non posso farmi sfuggire a questo criminale. Disgraziato. È che è proprio scemo, cioè, si è fermato. Come a dire, va, tanto ormai, puoi anche uccidermi. E non si fa così. Non ci si arrende mai. Scusi, in realtà quello che sta dando fastidio è proprio lì. Anche perché questo è, non è territorio suo, eh. Vabbè, comunque un po' di sangue ce lo stiamo già prendendo, eh. Poliziotti, l'anima tua è congelata. Perché non sale? Non sali. Ah, doppio assassino. E Dracula non perdona. E non perdonerà mai. Vabbè. Buongiorno. Salve. Oh, così gentili siete. Beh, io vi direi, l'anima tua e quante ne tieni? Ah, ma? Oddio. Ah, volevi. Intanto c'era un poliziotto. Ti levi con sta carrozza. Vi levate. Vai, portiamo questo carico. Madò, stava volando un cappello. Non so, ci volevamo portare, a parte il carico, ma volevamo portarci anche il cappello. Ma sì, tanto lo sarei messo nel guardaroba. Me lo sarei conservato. L'avrei fatto mangiare ai cavalli. Tanto, sai come? I cavalli si mangiano di tutto e di più. Mi spiacerebbe farmi passare. Madù. No, insomma, Dracula oggi è un bravo guidatore. Veramente. È un pilota. Chiami. Comunque, da un bel po' di tempo che non portavo Assassin's Creed Syndicate. E a me come gioco piace molto. Ha fatto l'ingegno. E ha spinto pure. Ma Dracula, forza. Non farmi ste cose. Ned Flanders. Poi in realtà quella è una donna. Non vorrei dire. Jacob, ecco. O Dracula. Ancora non ha capito che quella è una donna. Beh. Vedi che. Cosa ti faccio? Cosa ti combino?
Ma ci avrai, e te ne vai pur, ma tu dovresti venire con me, col sottoscritto, vedi pure i fogli, eh? Beh, chiami i fogli. Ciao fogli. Tutti questi fogli parlano di me. Parlano. E cosa dicono? Di cosa parlano? Di me, ovviamente, uso appena detto. Vai, taxi! Vada, vada! Mi porti dove vuole. Però una pick più veloce. Aspettate. Voglio fare un'uccisione con la pistola. Oh oh, che mira! Tutto rincarniato. Che faccia che c'hai? Si stava grattando il sedere. Suppongo. O supposta. Ragazzi, prendiamo questo bel taxi. Vai. Ragazzi. No, ma... Oh, non ci siamo capiti. Se io dico di andare lì, ma quanto volte per scommettere che va... Lo sapevo. Ma quanti ne volte ruba? Vabbè, ma... Dai, che è ingorgo? Aiuto? Oh, mo mi fic... Per poco andavo in bocca al cavallo, non so. Oh, madonna! No, no, questa la volevo vedere. Scusa, cavallo. Non ci posso credere, se lo sta ancora portando. Oh, oh, l'anima tua. Mica l'avevo visto. Ah, disgraziato. Ah, beh, scrollo. Oh, è caduto dal cielo come con una palla di fuoco. Aprite la porta. C'è da dire che sono antiproiettile. Cioè, con tutto ciò che non ci sono i vetri è inutile. È aria antiproiettile. Quello va troppo veloce. Stava violando la legge. In eccesso di velocità. E l'ho perso. Addio. E mo che lo ritrova. Oh. Aia. Mi hanno messo sotto. In compenso stanno mettendo... Aia. Oh. Mi stanno facendo parecchio male. Oh! Ok. Tu smettila. Morti. Sto facendo la strage. Tu vieni qui. Che cosa vuoi fare con tuo Dracula? Sono tutti per terra, tutti rincarniati. Oh, che belle gambe c'ha il cavallo. Mettite delle calze a rete. Proprio fai una bella figura. Lo dico io. Salve. Lei non ha visto niente? Niente. Tranquillo. Va bene. Ma guardate che paesaggio. Guardate che paesaggio. Anche i filtri. Ma qui non c'è bisogno manco dei filtri. Non c'è proprio bisogno. Tutto bene? Beh, almeno fino a poco fa sì, eh. Si illumina d'immenso questo, eh. Ok, siamo arrivati. Qui c'è un... Un gentiluomo che vuole fare la nostra conoscenza. Vuole conoscere il caro e vecchio Dracula. Fatto male, perché contro Dracula non si scherza. Lotta alla sopravvivenza. Mo, cavolo di faccia, fa più paura a lui che io. Salva Darwin prima che sia troppo tardi. Tu che vuoi, va. E vengono tutti. No, no, qualcun altro. Sono fatti i vostri? E che muova ammazzo, eh? Io sono Dracula. Che stai cercando? E che stiamo cercando? Aspetta, non lo so. Quattro occhi? Via. Filare? Ma io voglio da. No, non puoi venire. In cambio avremo gli artigli di dinosauro. Sì, sì, io sono Dracula, non si preoccupi, tutto a posto. Sì, sì, cammina, cammina. Ma quindi sei Dracula? Sì, vabbè, c'ho i vestiti di Dracula. Forza, signora, bimba, più veloce. Capisci, il poliziotto senza farti notare. Io sono Dracula. E il cimitero? Ah, ok. Mo, ma m'ha mandato a cimitero. Cioè, ma guarda, ditemi voi se è fortuna oppure no. O se è precisione. Buongiorno. Ma avete colto di sorpresa. Madonna, se non me li beccava tutte e due, state bene, mantenerti forte. Buongiorno. Tutto bene?
Siamo al cimitero, quindi non rompete le scatole. Mo, però ce n'è di... E la madonna! Cioè, quanti poliziotti stanno qui? Avete fatto proprio baldoria, cioè... Fate una bella festa a sto punto, no? No, come? No! Aiuto! Oh! Aiuto! No, 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 no! Oh! Oh! Sì, 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 sì! Via, via! Oh mio Dio! No, vabbè, raga, sono troppi! Cioè, ve lo dico! Cioè, guardate quanti sono! E dovrei rapire quel cretino là in mezzo? Ma tu sei matto! No! No, quanto ti odio! No, aspettate, ho visto un obiettivo. Già ho fallito. Bene. 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 Si prospetta una prospettiva schifosa. Cavolo, c'è della prospettiva. Solo perché è prospetta. E allora, prospettiva. Ma che razza di cosa è? No, anche perché questo è anche un cappello. Cioè, non vorrei dire. Si potevano fermare. Poi, poi c'era una doppia strada dove si possono fermare. Cioè, non è che... Ma poi, uno... In quella strada dove si possono fermare, ci potrebbe sempre essere qualcuno che chiede: vuoi un tatuaggio? E io invece dico di no, perché io non voglio il tatuaggio. Non ne ho voglia. Non lo so. Fatto sta che qui siamo vicino al cimitero. E che bel cimitero! Hai detto niente. Ma che... No. O levatevi perché c'è un qualcosa che non va in questo terreno. Questa è la parte sottostante della mappa. Wow. C'è un buco. Per caso volete l'animaccia vostra? C'ha gli spasmi? È ubriaco oggi, no? Jacob! Chiami, chiami. E tu vorresti essere Dracula. Dracula. E un calcio a sedere ti faccio arrivare a Napoli, anche Dracula. Era molto più intelligente. Assai assai, capisci, poliziotto, senza farti notare. Il bello è quello, che a farmi notare. You're the fish. È una barura. Kumba. No, 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 no. Lo sapevo, io lo sapevo. Vai, voglio proprio vedere come muori. Voglio vedere. Awe, Kumba. Awe. Voglio vedere quanti ne uccidi. Sto facendo la strage. Strage degli innocenti. Oh. Bimbo. Bimbo. Ah. No. Aiuto. No. No, no, calmo, calmo. Calma e sangue freddo. Ci vorrebbe proprio un arma. No, cavolo. Oh, li ho ammazzati in due, aiuto. Grazie. Grazie, grazie, grazie poliziotti. Belli gli alberi, si capisce che è arrivato autunno. Lo vuoi un tatuaggio? Oh, ma per caso, ma non è che tu vuoi un tatuaggio? Tatuaggio! Ecco, già partiamo male. Cioè, secondo te io non ne dovrei uccidere manco uno. Però sto posto è tappezzato di poliziotti. Cioè, io come dovrei fare? Giri l'angolo, ne trovi uno. Giri l'angolo, l'altro angolo. E ne ce n'è un altro. Vai sottoterra e ce n'è un altro. Pure suscita e ce n'è un altro. Cade dal cielo e ce n'è un altro. Vai a destra e ce n'è un altro. Vai a sinistra e ce n'è un altro. Vai avanti e ce n'è un altro. Vai indietro e ce n'è un altro. Oh! Guardi sotto e ce n'è un altro. Guardi sopra e ce n'è un altro. Guardi là e guardi là e guardi qua e ce n'è un altro. Questo è Game Over. Annuncio in genere freak. Annuncio in genere freak. Annuncio in genere freak. Annuncio in genere freak. Aiuto. Aiuto! Quello mo sospetta di me, te ne vuoi andare? No, che vuoi? Io non ho fatto niente. Ma per favore non guardare me, eh? Io non t'ho fatto niente.
ammazzatevi fra di voi, uccidine più che puoi, io proprio... Olè, casino! No, no, e che fai? No, è inutile. Come? No! Oh, come? Sì, vabbè, dai, che c'avete i raggi infrarossi? Inutile dire che questi mi stanno scassando, eh. Oh, e che tenete il pepe in... Ma se non lo dico! Ciccio, vada avanti! Allora, mo la faccio andare avanti io. Vada avanti! Oh! E questo come c'è salito qui? Ah, bimbo! Madonna, se ti prendo! Ma vuoi camminare o no? Aiuto! Morto la guida! Sarebbe meglio non guidare! Volevi fischiare, eh? Le gambe! Olè! Quello dove va? Che volevi guidare? Mi spiace, ragazzo, non puoi guidare. Almeno fin quando non hai una patente. Te lo prendo da lì. C'ho poco danno. Peccato in pieno. Si è fatto mettere sotto. Bravo l'imbecille. Ok, ne ho ammazzati un po', solo che non vorrei aver mancato l'obiettivo. Salga sopra! La prego! Addio! Cosa vorrebbe fare? E lei! Oh! Sì. Oh, sto facendo una strage qua sopra. Avanti un altro. Oh, e mi state veramente rompendo. Cioè, io non sto colpendo nessuno con la pistola. Oh, che scemo. Mando spari. Ok, va bene. Va bene. Oh, sta svenendo. Oh, e la vuoi finire con sto martello? Mo' te lo spacco in testa. Oh, vaffanculo. Non le utilizzo anch'io le pistole. Chi è il prossimo? Volevi? Ma quanto è bella la gente. Faccio il cimitero qui. Già questo è un cimitero. La carrozza cimiteriale. Sì, abbiamo solo un problema. Capisci, poliziotto? Ma dov'è sto poliziotto? A meno che era uno di quei poliziotti lì. E vabbè, ma quello se ne sarebbe scappato. Raga, mi pare che si è buggato. Perché qui mi dice come se c'è un qualcuno, boh, un qualcosa. Non ho capito se quel simbolino lì sarebbe il poliziotto, visto che la scritta trova è in verde, o se per caso è un alleato mio. Fatto sta che non c'è nessuno qui. Si è buggato. Bene, cioè io anche se miro, ma non mira automaticamente a qualcuno. Non vi so dire. Comunque, abbiamo fatto questa puntata particolare, molto particolare. Spero che vi sia piaciuta. Questa la porterò ovviamente un'altra volta, più che altro ad Halloween, visto che è Dracula. È complicato comunque trovare qualcosa di movimentato, perché io, avendo fatto tutte le missioni, almeno la maggior parte delle missioni che potevano centrare con questo fatto qua di Dracula, io purtroppo, cioè alla fine sono rimasti manganelli dei poliziotti. Le uniche persone che posso uccidere sarebbero i poliziotti, appunto, che si trovano in giro, e gli sgherri che si trovano sempre in giro. Solo che devo fare avanti e indietro per la città. A parte sta missione che si è buggata, che continua a dirmi trova il poliziotto quando invece il poliziotto non c'è. Spero che comunque sia questa puntata vi sia piaciuta. È stata molto particolare insieme al nostro Dracula slash Jacob, o viceversa, Jacob slash Dracula. Se questa puntata vi sia piaciuta,
mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io e Dracula e Jacob. È tutto. Bella ragazzi. Stai meglio così, proprio te lo posso dire. Proprio così non è che sei quel granché. Anche perché scompari.